Il Consiglio regionale tornerà a riunirsi il 13 gennaio dopo la pausa per le festività di fine anno. All'ordine del giorno il disegno di legge sulla riqualificazione della spesa regionale. Riaprirà nel 2016 il Museo di Scienze Naturali di Torino, a conclusione dei lavori di ristrutturazione. Lo ha annunciato l'assessore in Commissione Cultura, dove ha anche svolto comunicazioni sul Castello di Racconigi e sull'Associazione Marcovaldo. In Commissione Sanità si è discusso del documento di programmazione economico-finanziaria, della legge sul servizio civile del Consiglio regionale del volontariato. C'è tempo fino al 9 febbraio per partecipare al Mappathon di Piemonte Visual Contest, concorso aperto a tutti per mappare il Piemonte con OpenStreetMap sui temi di interesse collettivo. Dal 30 gennaio sono aperte le visite guidate gratuite a Palazzo Lascaris. La sede del Consiglio regionale del Piemonte si potrà visitare in due venerdì al mese. Calendari e prenotazioni su cr.piemonte.it. Torna la rassegna cinematografica I diritti di tutti. Dal 12 gennaio le proiezioni per le scuole superiori promosse dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio con AIACE Torino, dei film Roma città aperta e La grande guerra. È online su crpiemonte.tv il nuovo video della serie Piemonte Memoria dedicata alle celebrazioni dei 150 anni della Croce Rossa a Palazzo Lascaris.